Allora, questo è il mare di Alba Adriatica in Abruzzo, un paese a 22 km da San Benedetto e 40 da Pescara. Questo è il mare oggi. La giornata era iniziata bene con molto sole, soleggiata, ma sta cambiando e probabilmente il pomeriggio arriverà la pioggia. Ecco perché vedete tutti i nuvoloni che stanno arrivando, lo vedete. Vi accompagno per fare una passeggiata qui al mare, ce la facciamo insieme. Bassa. Allora, questo poi è il nostro litorale, ci sono molti sassi, però la problematica è un po' che il mare si sta rimangiando la spiaggia, quindi i sassi servono ad attutire un pochettino le acque mosse. Il tempo si sta facendo molto brutto. Guardate che bello comunque.
Questi sono degli hotel. Che abbiamo sul litorale. Molto più avanti in prospettiva lì si vede, si intravede l'Hotel Lido, uno degli hotel insomma più belli che abbiamo, insieme a Marigold, che vi danno molto, come si dice, alla romagnola, stile romagnolo molto. Guardate, il mare è molto bello, peccato che il tempo stia cambiando, ma purtroppo era prevista pioggia e non sbagliano più. Allora ragazzi, io tra un pochettino svolto, o meglio taglio, riprendo il lungomare. Quindi tra un pochettino chiuderò questa mia ripresa, che spero vi sia piaciuta. Certo, col sole è tutta un'altra cosa, anche così l'acqua è molto limpida e bella. Più avanti, come vedete, abbiamo le pinete, quelle sono pinete, vedete, solitamente quelli sono posti dove in estate quando fa tanto caldo ci si mette lì per rinfrescarsi perché ci batte, non ci batte il sole, quindi è più fresco. Poi vi farò vedere una piccola panoramica. Allora, questa è in maniera proprio imprescindibile, è la parte più bella del litorale, a parer mio, non perché sia di parte. Allora, peccato che lo strato su cui versa la pineta non è dei migliori, però ecco, poi in estate la pulizia viene fatta, vengono tolti tutti questi aghi di pino e diventa più presentabile, diciamo, più presentabile. Però è una parte dove la gente spesso e volentieri viene appunto per evitare quelle botte forti di calore che possono far male in estate, quindi qui gente viene a riposarsi, è un luogo molto bello, devo dire. Questa è la pineta, ovviamente ne sono tre, ve ne sono. La vedete? Della pineta poi si riprende al mare, con tutti hotel annessi. L'abbiamo proprio a 10 metri al mare la pineta, però praticamente usciamo dalla pineta e ci ritroviamo al mare. Faccio vedere.
Allora, questa è in assoluto, questo è il tratto più bello, più largo, con più spiaggia che abbiamo, molto largo. E ci sono anche pescatori, pesca, più avanti che vedete. Faccio lo zoom, vedendo se riesco a riprendere. Non so se si vede, sono delle barchette per i pescatori. Comunque questo è il tratto più bello, ecco. Io quando vengo al mare qui, cioè quando decido di rimanere sul posto, vabbè che ce l'ho a 100 metri da casa, ma prediligo sempre questo punto qui perché è veramente largo, si può fare attività, si può giocare a pallavolo, si può fare una partita da calcio, si può comunque prendere il sole in maniera tranquilla senza che ti arrivino pallonate. Che comunque lo spazio lì è, e questo è avete già visto prima il mare, non vi è bisogno che lo faccia rivedere, faccio l'ultima ripresa, dopodiché mi rincammino, anche perché inizia a fare abbastanza freddo, eh. Guardate che meraviglia! Spero che il giretto vi sia piaciuto, spero di aver preso un po' di idea, ovviamente chi è del posto che vedrà questo video lo conoscerà come me il posto, quindi non credo che si entusiasmi oppure si scandalizzi per delle cose, che sanno tutti come il nostro paese come è oggi, però per chi non l'ho mai visto, questo è il nostro mare, il nostro litorale. Come si presenta, adesso che è primavera, ormai la primavera è arrivata, sarà domani, no? Possiamo dire che ormai è primavera, anche se fa un freddo boia. E niente, qualcuno che vede che passeggia lì, oltre me, qualche pazzo con questo freddo. Ma il mare è bello sempre, il mare è bello quando fa freddo, quando fa caldo, quando piove, il mare è sempre bello, questa è una cosa che molti devono capire, che il mare è bello sempre, il mare non è solamente in estate che si prende il sole, il mare lo si vive sempre, che è la fortuna ovviamente, perché non è che tutti l'abbiano. Va bene ragazzi, io adesso veramente vi abbandono, vi lascio, vi mando un abbraccio, se vi piace questo video ovviamente lasciateci un bel like o condividetelo anche se vi è piaciuto, per mostrarlo a qualche vostro amico, amica che adora, che ama il mare come me, è sempre bello a condividere delle passioni, delle cose che si amano, sempre bello informare le persone di come è un litorale,
e di come il mare si mostra in determinati posti. Ciao a tutti.